Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci live sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023. Buonasera Giovanna, teniamo qualche secondo per i primi collegamenti. Siamo qui collegati, vi ricordo come sempre, siamo live sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica e in contemporanea siamo live anche sul nostro canale YouTube. Centro Studi Piero Calamandrei, quindi vi invito all'interazione diretta e quindi a commentare questa nuova puntata dedicata appunto ad aggiornamenti giurisprudenziali. Buonasera Annalisa, vi ricordo l'importanza di questo format, selezioniamo delle sentenze in tema di diritto civile e diritto penale affrontando delle cassazioni recenti appunto e che sono utili sia per chi doveva ancora sostenere l'esame di avvocato, ma anche per tutti coloro che stanno affrontando lo studio del concorso in magistratura. Giovanna, stasera il prof. Torrese non è con noi, quindi ti dovrai accontentare di noi relatori. Eccolo che saluta. Buonasera anche all'avvocato Raffaele Torrese e buonasera anche ai nostri relatori di questa sera. Quindi presento appunto la dottoressa Angela Silvis, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Buonasera all'avvocato Federica Posta. a tutti, ben trovati. E buonasera al dottor Mario Cevoli. Buonasera a tutti. Bene, stasera tratteremo nello specifico di due sentenze in tema di diritto penale e due sentenze in tema di diritto civile. Nello specifico in diritto penale tratteremo una sentenza avente ad oggetto il diritto di peculato e in penale ancora la corruzione di minorenni. Nella seconda poi parte privata dedicata appunto ai nostri iscritti al corso esami avvocato. Affronteremo una sentenza in tema di diritto civile, risarcimento del danno in forma specifica e ancora in tema di diritto civile avente ad oggetto la servitù. Ancora buonasera a tutti. Vi ricordo tutte quelle che sono le nostre attività, quindi contattate sempre la pagina per tenervi aggiornati. Domani abbiamo la diretta alle ore 13:30 della risoluzione tema corso magistratura, a seguire poi avremo la diretta alle ore 15 della risoluzione traccia diritto civile e diritto penale e ancora per ultimo avremo una diretta alle 17:30 in tema di concorsi pubblici, simulazione dei concorsi pubblici. Quindi vi invito sempre a seguire la nostra pagina per non perdervi nessuna di queste dirette. Ancora una novità fondamentale organizzata appunto dalla nostra scuola, è quello che è il tirocinio obbligatorio. Come voi ben sapete, ad oggi per i nuovi iscritti, oltre a seguire i 18 mesi di pratica presso il proprio Dominus, c'è l'obbligo di sostenere, o meglio di seguire questi corsi ormai diventati obbligatori e ad oggi la nostra scuola è insomma organizzata anche per questi tirocini obbligatori, quindi contattate la pagina per richiedere tutte quelle che sono le informazioni, anche perché a breve partiremo con le prime lezioni riguardanti il primo semestre. Quindi mi raccomando, contattate la pagina per tutti quelli che sono gli aggiornamenti riguardanti al tirocinio obbligatorio. Ancora buonasera Cecilia, buonasera Maria, buonasera Fabrizio. Allora, questa sera inizieremo ad analizzare in questa prima parte una sentenza in tema di peculato. Inizierò io la disamina di questa sentenza depositata dalla sesta sezione penale il 3 maggio 2022, la numero 19424. Allora, la sentenza cosa analizza? Come sempre, prima di andare nel vivo della questione, andiamo ad analizzare il reato, il delitto nello specifico, perché la sentenza analizza quello che è l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata. Quindi ripeto il numero della Cassazione, numero 19424 del 2022. Allora, analizzando nello specifico quella che è la struttura e l'analisi di questo reato,
Il delitto di peculato è disciplinato dall'articolo 314, che consiste in una particolare forma di appropriazione indebita da parte del pubblico funzionario. Questo articolo, come ben sapete, ha subito rilevanti modifiche rispetto a quella che era l'originaria formulazione. Difatti, mentre inizialmente la condotta incriminata si articolava nelle forme di appropriazione e di distrazione, nell'attuale formulazione, a seguito appunto della riforma del 1990, la condotta punibile consiste soltanto nell'appropriazione del denaro o delle altre cose mobili altrui possedute appunto dal pubblico funzionario per ragione di ufficio o di servizio. Le eventuali condotte poi distruttive, sempre che sussistano tutti quelli che sono gli elementi costitutivi del reato, possedute appunto dal soggetto, potranno configurare il diverso reato di cui dall'articolo 323, ovvero il reato d'abuso d'ufficio. Chiaramente il peculato può essere commesso solo da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Difatti viene considerato come un reato proprio, quindi non può essere commesso da qualsiasi soggetto. Per effetto di quelle che sono state le modifiche intervenute a seguito della legge del 2012, numero 190, il soggetto agente è punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni, mentre originariamente la pena minima era di 3 anni. Qual è il bene giuridico tutelato dalla norma? Bene giuridico tutelato, secondo un primo orientamento, perché qui nel caso abbiamo diversi orientamenti, il primo orientamento andava ad analizzare quello che era il bene protetto dell'incriminazione, consistendo appunto nel buon andamento e nell'imparzialità dell'attività amministrativa, pregiudicato appunto dall'attività svolta dallo stesso soggetto agente, il quale sfruttando la propria posizione avvantaggia quello che è illecitamente se stesso o un altro soggetto. Questa era quella che era diciamo, un primo orientamento. Altra impostazione che attualmente appare minoritaria, che era appunto sostenuta in passato, ravvisava nel peculato un reato lesivo di beni patrimoniali della pubblica amministrazione. Chiaramente non manca chi ritenga che il peculato integri quello che è un reato plurioffensivo, perché da un lato è un delitto di abuso della situazione giuridica di cui chiaramente il soggetto è titolare, e dall'altro il delitto contro il patrimonio pubblico di cui si vuole tutelare quella che è l'integrità economica. Per ciò che concerne la condotta, parliamo di una forma di appropriazione ed è proprio che a seguito della legge del 1990, la numero 86, l'elemento oggettivo del reato di peculato è costituito esclusivamente nell'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui quindi deriva quella che è una estromissione totale del bene dal patrimonio avente del diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente. Fondamentale l'elemento delle interversioni possessionis che si caratterizza dal punto di vista dell'elemento soggettivo, quindi colui che possiede diciamo, l'uti dominus può avvenire nei modi più disparati possibili, così come nel caso dell'alienazione, ritenzione, nascondimento o rifiuto della restituzione. Per ciò che concerne quindi l'oggetto materiale della condotta, consiste appunto nel denaro, ovvero nella carta, nella moneta metallica avendo appunto corso legale o della cosa mobile, che è ravvisabile in qualsiasi entità materiale suscettibile di essere trasportata in un luogo o in un altro, secondo chiaramente quella che è la funzione sociale. Quindi sia il denaro che la cosa mobile debbano possedere chiaramente il requisito dell'altruità.
Poiché il bene giuridico del reato di peculato, secondo un'impostazione, è appunto integrata dal patrimonio della pubblica amministrazione dei privati, se la causa oggetto di appropriazione chiaramente ha un valore economico modesto, il reato non può profilarsi. Perché? Perché chiaramente viene meno l'effettività della lesione patrimoniale e quindi magari quella che potrebbe essere una tenuità del fatto. Del resto, l'applicazione della sanzione può essere giustificata dall'ordinamento solo quando la rigorosa afflizione stabilita dalla norma incriminatrice sia comunque proporzionata al fatto commesso, in quella che è la prospettiva di un'esigenza da parte dell'agente. Secondo parte della giurisprudenza, perché possa sussistere quello che è il peculato ordinario, perché dopo andremo ad esaminare il secondo comma, ovvero il peculato d'uso, il peculato ordinario è integrato dall'appropriazione da parte dell'agente senza possibilità di immediata restituzione. Questo chiaramente va ad escludersi rispetto al secondo comma del peculato d'uso, che è necessario che possa riconoscersi un apprezzabile valore economico a quelli che sono gli impulsi utilizzati per ogni singola, diciamo, telefonata, anche l'insieme delle telefonate. Questo è un principio che sostiene anche una Cassazione recente del 2018. La nuova formulazione dell'articolo 314 non prescrive più, come ho detto in passato, che il denaro, la cosa mobile oggetto appunto del reato, debbano appartenere alla pubblica amministrazione, ma esige solo che queste si trovano nel possesso o nella disponibilità del pubblico funzionario. Fondamentale analizzare quella che è la differenza col secondo comma e quindi col peculato d'uso. Perché? Perché secondo quanto disposto dall'articolo 314 al secondo comma, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare appunto un uso momentaneo della cosa e dopo chiaramente l'uso momentaneo viene restituito immediatamente. Insomma, la cosa è che la classica ipotesi magari del pubblico ufficiale incaricato del pubblico servizio che utilizza la propria macchina di servizio per fare insomma altro. Insomma, quindi il peculato d'uso, fate attenzione, non costituisce un attenuante del reato di peculato previsto dal primo comma, quindi del cosiddetto peculato ordinario, ma è soltanto un'autonoma figura delittuosa. Chiaramente il reato di peculato d'uso non richiede per la sua appunto realizzazione, essendo un reato diciamo momentaneo, a carattere momentaneo, non richiede una fuoriuscita della cosa dalla sfera di disponibilità e controllo del proprietario, essendo in maniera contraria sufficiente che l'agente si comporti nei confronti della cosa medesima in maniera oggettivamente e soggettivamente provvisorio, quindi realizzando finalità che sono estranee agli interessi del proprietario. È chiaro che lo fa sempre durante l'esercizio della sua attività, altrimenti non può essere commesso quello che è proprio il reato di peculato ordinario, così come il reato di peculato d'uso. Ancora, analizzando la consumazione del reato di peculato, quando è che il reato di peculato si consuma? Si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'arezzo o del denaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca per qualsiasi motivo danno patrimoniale, è comunque lesiva dell'interesse tutelato dall'articolo 314. E questo è proprio l'elemento fondamentale del reato di peculato e dell'oggetto della sentenza di questa sera. Appunto, il delitto di peculato è considerato un reato di mera condotta, è un reato istantaneo, si consuma nel momento in cui lo stesso agente sia in possesso di un bene per ragioni d'ufficio e appunto ne dispone uti dominus, perché nel caso riguardante quella che è la riscossione di denaro per conto della pubblica amministrazione,
Posto che questo denaro diventa subito di proprietà, diciamo pubblica, l'agente non può confonderlo come proprio. E ancora per ultimo, qual è l'elemento soggettivo, richiesto dalla norma? Il dolo richiesto del reato di peculato, anche nel caso di peculato mediante, profitto all'errore altrui, è sicuramente un dolo generico che consiste appunto nella coscienza e volontà dell'appropriazione, oltre poi della consapevolezza. Mentre nel peculato d'uso, la differenza fondamentale è proprio del dolo specifico, quindi non dolo generico, ma specifico in quanto si richiede che l'agente si appropri della cosa allo scopo di farne un uso prettamente momentaneo. Dopo aver analizzato, quindi nello specifico, gli elementi fondamentali, ovvero la struttura di questo delitto, andiamo ad esaminare la sentenza oggetto di questa sera. Ripeto il numero 19 424 del 2022. La fondamentale è proprio l'elemento distintivo, questo perché tra il delitto di peculato e di truffa aggravata. Allora, la sentenza, appunto indicata dal numero che vi ho appena detto, cosa confermava la Corte d'Appello di Napoli? Confermava, la pronuncia con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato Tizio in relazione all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 314,1, quindi il peculato ordinario, per aver il cancelliere in servizio presso l'ufficio del giudice di pace, che era addetto appunto a questo servizio. Per essersi appropriato del numero di 225 valori bollati, marche da bollo e contributi unificati, di cui 55 contraffatti e 167 alterati, nell'importo e nel numero identificativo di cui aveva il possesso, chiaramente per ragioni del suo ufficio e del suo servizio, in quanto consegnateli da una serie di avvocati. In particolare, Tizio aveva sostituito questi bollati autentici consegnategli dai vari avvocati che erano stati appunto contraffatti o alterati e che erano stati così detenuti proprio al fine di essere messi in circolazione e per commettere l'indicato delitto di peculato. In alcuni casi si era appropriato delle somme di denaro dategli dagli avvocati successivamente. Applicando sugli atti valori contraffatti o alterati e in altri casi trattenendo alcune marche da bollo e somme di denaro che erano state rinvenute in cassetto dalla sua scrivania. Avverso tale sentenza, il soggetto Tizio condannato appunto per il reato di peculato presenta il ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia. Diciamo evidenziando quelli che erano diversi motivi, nello specifico un vizio di motivazione per mancanza, apparenza e contraddittorietà, nonché anche per il travisamento della prova per omissione, per aver così la Corte territoriale confermato quella che era la pronuncia di condanna di primo grado, omettendo di considerare quella che era la documentazione prodotta dalla difesa, che era comunque stata idonea a dimostrare che la detenzione o l'utilizzo di questi valori contraffatti era stato fatto da alcuni avvocati che erano stati appunto coinvolti in altri procedimenti penali. Ancora si lamentava della violazione di legge del vizio di motivazione. Sempre per mancanza e illogicità, per aver la Corte distrettuale sostenuto che l'imputato era stato l'autore di ben 150 note di iscrizione di cause civili a ruolo, senza tener conto che, in base alle disposizioni dettate dal Codice di Rito Civile, spetta agli avvocati interessati la redazione di quelle note che vengono solo ricevute dal cancelliere addetto all'iscrizione delle cause a ruolo. Ora, considerato, diciamo, quelli che erano i motivi fondamentali, il ricorso da parte di Tizio viene rigettato perché? Perché
perché sostanzialmente il ricorrente aveva sollecitato una rivalutazione di quelle che erano le emergenze processuali, offrendo una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella prescelta dalla Corte distrettuale. La sentenza sostanzialmente con la quale i giudici di merito avevano coerentemente spiegato come la responsabilità di Tizio in ordine al reato di peculato, di detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati fosse stata comprovata dagli esiti degli accertamenti compiuti appunto dagli inquirenti e con riferimento appunto ad episodi elencati nell'addebiti avevano comunque accertato la responsabilità di queste operazioni, concretizzando appunto in alcuni casi l'appropriazione diretta del denaro consegnato agli altri utenti. La cosa fondamentale che la sentenza stabilisce e sottolinea proprio la differenza tra il delitto di peculato e il delitto di truffa. Sappiamo benissimo che il peculato si differenzia dalla truffa perché? Perché il possesso e la disponibilità del denaro per fini istituzionali costituisce quello che è un antecedente alla condotta criminosa. Cosa ben differente invece è la truffa, in quanto l'impossessamento della res è l'effetto della condotta illecita. Quindi, secondo la Corte di Cassazione con questa sentenza, nel 2022, ai fini dell'inquadramento della condotta nel reato di peculato, ciò che rileva chiaramente è che il pubblico ufficiale, per ottenere il possesso dei beni di cui illecitamente si appropria, non si sia dovuto attivare con artifici o raggiri, e quindi in questo caso non può essere valutato quello che è il delitto di truffa aggravata, ma soltanto di peculato ordinario disciplinato dall'articolo 314,1. Questo perché il cancelliere che si è occupato delle iscrizioni a ruolo, delle cause civili, che riceve spontaneamente dagli avvocati marchio o denaro per acquistarle e poi se ne appropria, infatti la prassi, diciamo, più emergente per gli avvocati non è rituale, ma escludere che di per sé egli stessi consegnassero quelli che erano i valori al cancelliere infedele in ragione del suo ruolo pubblico. La Cassazione cosa fa? Smentisce che vi sia un contrasto di giurisprudenza in base a un precedente citato del ricorrente, secondo cui la Cassazione aveva annullato la condanna per peculato proprio perché il pubblico ufficiale aveva ricevuto questo denaro destinato allo Stato in base ad una prassi illegittima. La Cassazione cosa fa? Chiarisce con la sentenza in commento perché l'annullamento con rinvio segnalato appunto dal ricorrente era mirato proprio per stabilire se, al di là della consuetudine adottata in violazione delle regole, di fatto il pubblico ufficiale avesse ricevuto o meno questi beni di cui si era appropriato proprio in ragione del ruolo rivestito nell'amministrazione e non a seguito di quelli che erano stati artifici o raggiri nei confronti di terzi. E quindi la Cassazione sottolinea questo elemento, questo tratto distintivo tra le due norme, e condanna il soggetto appunto per il reato di peculato, di cui all'articolo 314, primo comma. Con questo io ho terminato, spero di essere stata chiara. Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione. Nel frattempo, che comunque possano aggiungere altre domande, passo la parola al dottor Mario Cevoli, che tratterà una sentenza in tema di diritto civile sulla servitù. Quindi passo la parola al dottor Cevoli, prego. A me i complimenti, comunque ottima sentenza. Devo dire la verità, comunque la disamina sul, scusa, tolgo un attimo la parola a Mario, la disamina sulla truffa e sul peculato pone non pochi problemi, perché è chiaro che quando si trova dinanzi a un reato contro la pubblica amministrazione,
anche da un punto di vista della condizione di procedibilità dell'azione, rileva delle problematiche rispetto comunque ai reati contro il patrimonio. Devo dire questa sentenza, che tra l'altro avevo anche avuto modo di leggere già, fa dei segni distintivi del reato di truffa e di peculato veramente molto interessanti. Tra l'altro ricordiamo che, essendo un reato proprio, chiaramente pone delle questioni riguardanti anche l'attuale, insomma, disciplina sulla riforma Cartabia, che comunque ha inciso profondamente sia sui reati contro il patrimonio, sia sui reati contro la pubblica amministrazione. Quindi complimenti, insomma, ottima, ottima scelta e ottima disamina. Grazie, grazie mille anche per i messaggi che leggo. Passo la Posso fare parola. un intervento anch'io? Certo. Allora, riguardo a quello che hai detto sulla parte generale, che è stato tutto molto interessante, in particolare sulla qualifica soggettiva del reo, è da segnalare la recente casistica che riguarda il peculato dell'albergatore e che ha dato vita a tutta una questione che si è dirimata tra giurisprudenza e alla fine l'intervento del legislatore. Per cui diciamo a volte bisogna effettivamente andare nel concreto ad esaminare la volontà della legge e a volte è proprio la legge che ci deve dare la risposta, come è accaduto in questo caso, per cui la Cassazione aveva detto che nel momento in cui l'albergatore è diventato semplicemente un responsabile d'imposta, tutte le condotte precedenti non erano più scriminate. Mentre invece poi il legislatore dopo poco ci ha detto che effettivamente era tutt'altro, quindi c'è stata un'abolizio criminis totale e conseguentemente un effetto totalmente diverso. Quindi, anche per legarmi a quello che diceva la dottoressa Posta, la qualifica soggettiva è sempre l'elemento più importante di reati come questo rispetto a quelli contro il patrimonio. Grazie Concluso. anche per questo commento della dottoressa Silvis. Non vedo domande, quindi ringrazio, spero di essere stata chiara se non vedo domande. Passo la parola al dottor Cevoli, prego. Allora, buonasera a tutti, complimenti alla dottoressa Lucchetta per la sentenza scelta. Allora, la sentenza di oggi è la numero 9613 dell'11 aprile 2023, appunto avente a tema la servitù di passaggio. Quindi, prima di andare ad analizzare l'istituto, andiamo a capire i fatti che hanno poi portato a questa sentenza. Succede che la società Beta cita in giudizio un'altra società chiedendo che fosse dichiarata l'illiceità e l'abusività delle opere effettuate da parte convenuta su un ponticello di proprietà di parte attrice, sul quale appunto era esercitato il diritto di servitù di passaggio sia pedonale che carraio. Il tribunale rigetta quindi la domanda di illiceità e abusivismo di quelle opere effettuate su questo ponticello, e quindi la società Beta agisce in appello, e la Corte di Appello di Milano, in accoglimento dell'appello principale, rigettando quello incidentale, cosa fa? Riforma parzialmente la sentenza di primo grado, condannando la società che aveva effettuato queste opere a un risarcimento per una somma pari ad 8.000 euro. E contro questa sentenza viene fatto ricorso in Cassazione. Ora, prima di arrivare alla sentenza, andiamo ad esaminare quella che è la servitù. Ora, sappiamo che il diritto di servitù rientra nella categoria dei diritti reali di godimento su cosa altrui, anche cosiddetti jura in re aliena. E quindi
questa natura giuridica, diciamo che comporta l'impossibilità di costituire un diritto di servitù su cosa propria. Questo divieto poi è stato codificato dai giuristi romani attraverso quello che è il brocardo nemini res sua servit, che poi è stato accolto successivamente in quella che è stata poi la definizione codicistica del 1942. E sappiamo quindi che la servitù viene definito quel peso, poi andremo ad analizzare cosa voglia intendersi con peso, imposto a un fondo per l'utilità di un altro fondo, quindi ex articolo 1027 del Codice Civile. Ora, il peso, per peso si vuole intendere una limitazione della facoltà di godimento. Ovviamente questa limitazione concerne ovviamente un immobile che in questo caso è definito fondo servente, alla quale in contrapposto corrisponde un diritto del proprietario del fondo dominante. Quindi il codice civile definisce la servitù appunto come il peso imposto, quindi uno svantaggio, una limitazione di un fondo per l'utilità di un altro fondo. Quindi il fondo che subisce questo peso è detto fondo servente, mentre il fondo che trae utilità da questa limitazione è detto fondo dominante, che ovviamente, secondo quanto stabilito dall'articolo 1027 del Codice Civile, devono essere appartenenti a diversi proprietari. E oltre ovviamente quindi il proprietario del fondo servente, il proprietario del fondo dominante devono essere due soggetti diversi, altrimenti viene meno proprio il concetto sia di servitù, sia di vantaggio, sia di svantaggio, ma soprattutto i fondi devono essere vicini, nel senso che deve esistere una situazione di fatto che renda possibile il crearsi, la sussistenza di questa relazione di servizio di un fondo a vantaggio dell'altro. Quindi, ad esempio, il fatto che i due fondi si trovino in una striscia di terreno appartenente ad un terzo non esclude la possibilità della servitù tra i due fondi. Quindi, ovviamente, va accertato che quella striscia di terreno che divide i due fondi non è di ostacolo all'esercizio del passaggio. E l'utilità per il fondo dominante consiste quindi in un qualsiasi vantaggio, anche non per forza di natura economica, che consente una migliore utilizzazione del fondo. E ovviamente quando si va a parlare di peso, quindi di svantaggio, cosa vuol dire? Vuol dire che il proprietario del fondo servente è tenuto a sopportare la servitù, quindi senza che gli sia richiesto un comportamento attivo, ovviamente salvo che si tratti di una prestazione accessoria volta solo a consentire il concreto esercizio della servitù. E nella sentenza oggetto di disamina, che ripeto essere la 96-13 del 2023, si parla di servitù di passaggio, che è il diritto reale di godimento che consiste al titolare di un fondo di passare su un fondo altrui per accedere al proprio. E questo diritto di servitù, ovviamente, come detto, costituisce un peso a carico del fondo che deve sopportare il mio passaggio. Proprio per questo viene detto fondo servente e il mio fondo è detto fondo dominante. Quindi nell'ipotesi di servitù, il fondo al quale io devo accedere passando su un altro fondo è detto fondo dominante. E quindi ha come scopo, abbiamo detto, quello di realizzare l'utilità di passare attraverso un fondo per aggiungerne un altro. E anche in questo caso, quindi anche nel caso di servitù di passaggio, ovviamente i fondi devono appartenere a proprietari diversi, altrimenti io passo semplicemente attraverso il fondo mio,
che sono unico proprietario sia del fondo servente sia del fondo dominante, quindi viene meno proprio la ratio della servitù. E come abbiamo visto dai fatti di causa, si va a capire che la società che ha citato in giudizio in primo grado, la società Alfa, aveva una servitù di passaggio sia pedonale sia carraia. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che il passaggio, che appunto viene consentito tramite questo tipo di servitù, può avvenire sia a piedi sia tramite dei mezzi. E quindi su questo si vanno a dividere la servitù di passaggio pedonale e la servitù di passo carrabile, esattamente come quella che abbiamo visto nei fatti di causa. E la servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale perché, diciamo, per la maggiore ampiezza del suo contenuto, in quanto soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli sia di persone che di merci verso il fondo dominante, quindi non è limitato solamente al passaggio pedonale. Ovviamente questo ha delle conseguenze. Questo tipo di servitù comporta che appunto dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale ci si chiede se si possa automaticamente desumere anche che si possa avere l'esistenza di una servitù di passo carrabile. E questa fattispecie non è possibile. Quindi ovviamente con questa sentenza, la prima cosa che va a delineare la Cassazione è che il fatto che vi sia una servitù di passaggio non consente automaticamente che vi sia anche una servitù di passo carrabile. E altra importante definizione che va data riguarda quelli che sono i modi di costituzione della servitù, di costituzione della servitù, che sono elencati nell'articolo 1031 del codice civile. Sappiamo quindi che è possibile costituire una servitù con contratto, oppure addirittura sappiamo anche con testamento, quindi si distinguono poi le servitù volontarie da quelle coattive, tant'è vero che queste ultime vengono costituite per adempiere a un obbligo che è imposto dalla legge e si differenziano quindi da quelle là volontarie, che nascono invece proprio per volontà delle parti. E una servitù coattiva, quindi quella servitù che viene costituita per adempiere a un obbligo imposto dalla legge, può essere costituita anche con contratto, laddove però il contratto è quel mezzo attraverso il quale e con il quale si va ad adempiere all'obbligo di concedere la servitù. Così come stabilito dalla legge, quindi permane la natura coattiva di quella servitù anche se viene costituita con contratto. Abbiamo detto quindi che il contratto è solamente il mezzo tramite il quale si può andare poi ad attuare quell'obbligo stabilito dalla legge. Una servitù volontaria invece può essere costituita non solo con contratto, ma anche con testamento. E il codice ovviamente va a menzionare anche altri due modi di costituzione della servitù, quindi per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. E quando una servitù si va a costituire tramite tramite il contratto, la forma deve essere atto pubblico o scrittura privata, oppure, quando viene costituita per testamento, cosa vuol dire? Sì, vuol dire che il testator, nelle ultime volontà, decide o di attribuire il diritto di servitù ad un erede o un legatario, oppure impone a un erede o a un legatario di concedere la servitù a un soggetto terzo. Oppure si può anche costituire per usucapione. In questo caso la costituzione per usucapione di una servitù
si ha solamente per le cosiddette servitù apparenti, quindi quelle servitù che si manifestano poi, ad esempio, con opere che sono visibili e permanenti. In questo caso, e solo in questo caso, si può costituire per servitù. Mentre si ha estinzione in due casi. Il primo caso è disciplinato dall'articolo 1072 del Codice Civile, ovvero la confusione, quindi la proprietà dei due fondi si riunisce in un unico proprietario, quindi io sono il proprietario sia del fondo servente sia del fondo dominante. In questo caso si estingue per confusione. Ripeto, non vi sarebbe in questo caso alcun motivo per costituire una servitù, viene meno il principio dell'utilità di un fondo appartenente a un diverso proprietario. E poi il secondo modo, metodo di estinzione è quando il proprietario del fondo dominante, quindi colui che trae vantaggio da quella servitù, decide di non esercitare più il suo diritto, quindi il diritto di passare in questo caso sul fondo altrui per 20 anni. Quindi viene stabilita una sorta di prescrizione del diritto di servitù ex articolo 1073. Ciò detto, nei fatti di causa, quindi abbiamo diciamo, un soggetto che ha volontariamente effettuato delle opere su un ponticello di proprietà di un terzo soggetto, laddove però vi era una servitù, quindi il terzo soggetto esercitava il diritto di servitù anche su questo ponte. E nel ricorso per Cassazione, il ricorrente denunciava la violazione dell'articolo 1069, che poi è l'articolo risolutore di questa Cassazione. E quindi la parte ricorrente assumeva che dalle risultanze istruttorie era emerso che l'intervento si era reso necessario per andare ad eliminare tutti quei vizi che erano scaturiti dal degrado di quel ponticello, e che questi interventi erano sostanzialmente poi riparazioni. E in conseguenza a queste riparazioni devono stare anche delle modifiche e non delle addizioni, che però erano rese necessarie al fine di conservare quella servitù, ai sensi dell'articolo 1069. Quindi, parte ricorrente, cosa ha detto? Ha detto: è vero che io ho effettuato dei lavori su quel ponte, ma l'ho fatto per tutelare il diritto di servitù del terzo soggetto. E la Cassazione dice che e afferma che questo motivo di ricorso è sia inammissibile che infondato, in quanto va a osservare che ha escluso, quindi la Cassazione esclude la sussistenza di questo stato di decadimento tale che poi andrebbe quantomeno a giustificare l'intervento, tra virgolette, di manutenzione su questo ponticello. E entrando nel merito dell'articolo 1069 del Codice Civile, che poi la Cassazione ovviamente richiama, va a denunciare e va a ricordare il principio secondo il quale solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 1069 del Codice Civile, ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù, e quindi deve escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata anche da terzi, come ad esempio locatari affittuari o comodatari, pur avendo gli stessi un interesse alla buona conservazione di quella servitù. Quindi la Cassazione 96-13 del 2023
si va a pronunciare su chi può mettere in atto delle opere di manutenzione su un bene oggetto di servitù. E quindi va a stabilire che solo ed esclusivamente il proprietario del fondo dominante può effettuare tutte quelle opere necessarie per la conservazione della servitù, escludendo questa facoltà, diciamo, anche ai terzi soggetti che pure hanno un interesse ad avere, diciamo, a prestare quell'opera di manutenzione. Con questo io ho concluso. Se ci sono domande, sono qui a vostra disposizione. Complimenti al dottor Mario Cevoli per la scelta della sentenza, anche per un tema che secondo me è fondamentale a chi ancora deve sostenere la prima prova. Quindi complimenti per la disamina. Al momento non vedo domande, forse l'avvocato Posta vuole aggiungere qualcosa? Sì, io volevo fare complimenti anche per la scelta della sentenza, quindi complimenti al collega. Però mi permetto di dissentire su quello che dice, insomma, su come conclude la Cassazione, perché se te mi dici sostanzialmente che io, proprietario del fondo dominante, mi dovrei comunque accollare sostanzialmente le spese di manutenzione. Sono anche d'accordo, ma se si tratta comunque di spese ordinarie, ma in questo caso, da quanto ho potuto intuire, si trattava di degli interventi particolari rispetto a questo ponticello, da quanto ho potuto intuire. Quindi, in questo senso dico, fino a un certo punto, cioè se il proprietario del fondo dominante si deve anche accollare delle spese che però poi rimangono anche a tutela, quindi a interesse del fondo servente, non so per quanto sia giusta questa sentenza, perché è chiaro che se tu vai a stabilire, allora vai a fare una differenza tra spese, diciamo, interventi ordinari di conservazione, posso essere anche d'accordo, perché il godimento comunque del bene spetta al proprietario del fondo dominante. Ma se andiamo a vedere una spesa, una ristrutturazione di un ponticello e quant'altro su cui poggia comunque una servitù, non è una spesa ordinaria diretta alla conservazione, perché si tratta comunque di interventi che diciamo, permangono per sempre, anche oltre l'estinzione della servitù. E quindi mi chiedo fino a che punto può sostanzialmente accollarsi a un proprietario del fondo dominante una spesa in tal senso, perché comunque sono poi interventi che permangono a tutela e interesse del proprietario del fondo servente. E quindi in questo caso io non sono molto d'accordo, però ovviamente lì bisognava vedere anche se, che tipo di intervento andava comunque fatto concretamente, se si trattava veramente di una spesa di conservazione oppure di una spesa straordinaria che comportava un intervento che in maniera permanente, anche dopo comunque la servitù. Non so se siete d'accordo su questo punto. Ringrazio l'avvocato Federica Posta per l'intervento. Non vedo domande, quindi vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti per i prossimi giorni. Quindi mi raccomando, domani restate collegati per la risoluzione, per risoluzione tema concorso magistratura, scusate, 13:30. Alle ore 15 la diretta per la risoluzione tracce, esame avvocato, traccia diritto civile e diritto penale. Infine, con la diretta delle ore 17:30, simulazione dei concorsi pubblici. Quindi vi ringrazio sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie, buona serata.